Il futuro della viabilità nel nostro territorio è il titolo di un convegno organizzato congiuntamente dal Movimento per la Tessa Unita e dal Circolo Latessano del Partito Democratico, che si è svolto ieri sera presso la sala convegni del ristorante La Castellana e al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, e l'assessore provinciale alla viabilità, Antonio Tamburrino. Nelle battute iniziali della discussione c'è stato un vivace fuori programma con alcuni cittadini che hanno espresso tutto il loro disappunto su alcune tematiche molto sentite come l'IMU sui terreni agricoli e l'elevata tassazione che mette in ginocchio le aziende e i lavoratori del settore. Parlerà quando sarà lì. Questo è il vostro sistema. Il nostro sistema è no, 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 non parlo niente. Lei ha appena parlato di nuove tasse, è stato messo lì sui terreni agricoli, non avete consultito. Come sì. Io sono serenissimo, voi siete non più che serenissimo. Fallo parlare. Io sono un cittadino. Che sta credendo? Nel tentativo. Fallo parlare. Dai la parola quando sarà il momento del dibattito. Abbiamo appena cominciato. Voi vi siete autoeletti. No, noi abbiamo convocato un'iniziativa di spazio da mi faccio capire. Perché mi prendo? Era un giudice, non ho capito. Tanto per incominciare, va bene. Ancora lei, ma lei chi è? Scusate, abbiamo qualche provocatore, come vedete, è venuto qualche provocatore, ma noi andiamo avanti come avevamo previsto sugli argomenti che avevamo previsto. Dopo l'introduzione ci sarà tempo perché ognuno in 3 minuti espone quello che vuole. Non è libero di parlare. Siete organizzati a parlare di cose, dei problemi dei cittadini, non ve ne frega niente a nessuno, volete parlare solo delle cose che vi fa comodo a voi. Il PD questa sera è venuto qui a rifarsi una verginità che non vi spetta. E ci volete trattare da sudditi, avete preso da Roma. La tua propaganda la vai a fare a casa tua. È quella che tu non sai fare, non capisci. No, mi dispiace, non si viene a disturbare così, mi dispiace. Non siamo dei disturbatori, al signore ho detto perché sono qui. Andiamo avanti, se devi insultare il PD non è questa la sede. È il PD che sta insultando i cittadini. Abbiamo convocato l'assemblea per discutere e spiegare i problemi dei cittadini. È stata messa l'IMU sui terreni agricoli, una patrimoniale. Neanche Stalin nella parte, capito? Sono loro i responsabili. Dopo parliamo. Avete fatto una riforma delle pensioni che ci ha determinato la pensione pubblica. Andate per ordine. Caro Marco Longo, se hai sbagliato l'altra volta e ci fai tenere questa amministrazione, è inutile che poi ti viene a rifare qua. Ci aveva azzeccato prima. Hai sbagliato prima. Dottor! Vai, dottor!
Un po' di educazione e andiamo per ordine. Andiamo per ordine. L'IMU, l'ho spiegato bene. Allora, l'IMU lo decide il comune. L'IMU lo decide il comune, non lo decide la provincia. Né tantomeno lo decide il comune. L'IMU, per favore. Io mi sono dal PD, con la sua PD. Lui ha deciso il sindaco risponde alla sua parte. Il sindaco risponde. Allora vivo la mette il sindaco in comune. Lo sai o non lo sai? Sì, e allora è buono. E sì, la sindaco parlando di sindaco. Risponde per la quota dopo lo 0,38, quella è colpa sua, poteva mettere lo 0,38 e non l'ha fatto, è colpa sua, ma lo 0,38 l'ha messo Renzi, caro Borrelli, va bene? Ecco. Ma no, ma volete parlare dei problemi dei cittadini o di cos'altro? La strada è un problema del cittadino, la viabilità... E le aziende agricole che rischiano di morire, il problema è di chi? Tu fai, tu ti organizzi la tua assemblea, la mia assemblea, portano le pinne di sotto, sono loro i locali che dovevano dire a Renzi, caro Renzi, sta tassa noi non la applichiamo, Borrelli. Non ci sono rappresentanti del governo. Come sono rappresentanti del governo? Sono i provinciali, come non ci sono? Lui sta qua nella veste di presidente della provincia di Chieti. I capito? Andiamo avanti e parliamo di cose che riguardano le responsabilità della provincia di Chieti e ci sono gli amministratori che ringraziamo di essere qua. Lui deve rispondere di una tassa messa dal governo centrale e fa il sindaco. L'amministratore provinciale non risponde di niente. No, non fa, sono della provincia. Non c'entra con lì, non c'entra con lì. Dai. Va bene. Buonasera a tutti. Questo provocatore questa mattina con una delegazione di agricoltori è stato ricevuto dall'assessore all'agricoltura Dino Pepe, dove abbiamo presentato 3 progetti e ne siamo usciti con l'intento di lavorarci sopra e sono di interesse della regione, non sono andato lì a proporre qualche cosa per la testa o per me, per la regione. Questo dovevate farlo voi, signor Borrelli. Io sono un singolo cittadino, la prima volta che sono iscritto a un partito politico, l'ho fatto per passione, avevo 16 anni, era il PC, mai più in vita mia. Perché quel PC oggi, che si definisce Partito dei Lavoratori e del Popolo, caro Borrelli, deve sapere che ha fatto una riforma delle pensioni, che a me la pensione me l'ha levata per sempre, ho 67 anni di età, ho 43 anni e 6 mesi di contributi.
Da quando ha appoggiato il governo Monti fino a oggi c'è stato un aumento fuori da ogni ragionevolezza dell'imposizione fiscale. L'ultimo regalo, l'IMU sui terreni agricoli. Neanche Stalin ha fatto una cosa del genere, è una patrimoniale, lei lo sa che è una patrimoniale. Neanche il più becero dei liberali o dei socialisti avrebbe pensato una cosa del genere. Qui si è fatta. Lei mi dice la colpa è del sindaco. Signor sindaco, noi verremmo anche da lei a chiedere che cosa ci fa con la cifra dell'oltre il 0,38, perché il 0,38 è del governo, il resto è vostro. Ci dovete dire cosa ci fate, perché se le aziende agricole vanno in crisi, la colpa è anche sua. Poteva mettere lo 0,38 anziché lo 0,76. Verremo dopo, perché ogni cosa a suo tempo. No, la rispondo dopo. Tanto per dire, dice provocatore. Sì, certo, no, non è provocazione. Io, stiamo scherzando. È stato fatto il job box. 10 anni di governo di centrodestra in questo paese non si sono mai sognati di toccare l'articolo 18 e di togliere lo statuto dei lavoratori. Il partito dei lavoratori e del popolo l'ha fatto. Grazie, complimenti. Complimenti, avete riportato la schiavitù sui posti di lavoro. E non se ne deve parlare, signor Borrelli. Di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare della scuola? L'ho appena detto, si è sfiorata la tragedia qua dietro. La dietro. Sì, la riforma della scuola, la buona scuola, prevede, taglia la scuola pubblica per darla alla scuola privata. Nella culla del liberismo mondiale, gli Stati Uniti, una cosa del genere, non lo fanno. Qui sì, ma, signore del PD, ha detto bene, signore qua, lui tutte le mattine va a prendere il caffè con i cittadini e fa bene. Renzi, diciamo che è un lobbista, diciamo che prende i soldi dalle robe, no? Va bene, sta a posto, non capisce quello che avviene sul territorio perché vive lontano, è vero, sta a posto. Ma lei, se è un sindaco del primo cittadino e vede che un provvedimento dello Stato va contro gli interessi dei suoi cittadini, lo sa che lei è il primo cittadino e si deve mettere in prima linea per contrastare quel provvedimento? Si chiama primo cittadino, anche lei è il primo cittadino di Atessa, caro cittadino, anziché mandarmi lì a casa, mi doveva chiamare, dice, guarda Francesco, domattina andiamo a Roma, che sta da a me non mi piace, perché le imprese agricole mandano avanti il paese, e non si può tassare l'azienda agricola, avete capito? Non esiste una tassa del genere, voi non vi rendete neanche conto che le aziende agricole, oggi, nell'era globalizzata, vi racconto nella barzelletta del Made in Italy, quale Made in Italy? Questa è l'era della globalizzazione, non ci sono le frontiere, non c'è niente. Qui noi dobbiamo combattere con il Brasile, la Cina, l'Australia. Non esiste in nessun'altra nazione del mondo lì sui terreni agricoli, neanche in Europa. Non esiste in nessun'altra nazione del mondo che si tagli il gasolio agevolato agli agricoltori. Non esiste. Non esiste in nessun'altra nazione del mondo che si toglie il diritto alla scuola, come sta facendo in questo paese. Voi del PD, è ancora peggio, quelli locali, ancora peggio. Perché ai cittadini di Atessa e ai comuni limitrofi, caro Correndo, state togliendo il diritto alla salute, ci state chiudendo l'ospedale di Atessa. Beh, almeno quello devi dire a me. No, io la informo dei fatti, non la informo. Forse te lo do io qualche informazione. Va bene. Ma aggiungo un'altra cosa, dice un dottore, io la saluto perché tempo a dietro. Potrebbe confermare. Ti prego di stare nei tempi, perché dei tempi dati l'hai già superati, non è la tua malinconia. Morelli, ho detto che è la prima volta che mi sono iscritto a un partito, era al PC. Sono 45 anni che sento le vostre storie, potete stare a sentire 2 minuti a me. No, sono già 4. Vabbè, facciamo 5, poi io mi muoio, non mi sento più, sta forte, ma non è questo il problema. Vai avanti, però. Non è questo il problema. Le dicevo, c'è il dottore lì che vi potrà confermare per alcune patologie, tipo gli infarti. È fondamentale intervenire entro 15-20 minuti, dopodiché il paziente la maggior parte delle volte è spacciato. E se si salva, riporta danni enormi. L'ospedale più vicino, quindi quello di Tornareccio, di Mondazzoli, Casalampia, Lanciano, Ortone, Baci, gli vettembo a morire 3 volte. Ma voi del PD ci state chiudendo l'ospedale di Atessa, sapete questo? La viabilità è una cosa importantissima, perché tanto in quest'estate non si può camminare neanche più a piedi, la dovete mettere a posto.
però voi siete state elette per questo, lo dovete fare apposta. E se a lei gli manca i fondi, lei vede quanta gente c'è qui, domattina ci dia appuntamento, andiamo tutti quanti a Roma, però lei si mette davanti, perché voi siete stati votati per questo, perciò vi chiamate i primi cittadini, e se no chi vi chiama da bravo? Grazie a voi. Rispondi Mario. Capito? No, l'ultima cosa, scusate, sì. Lo voglio ripetere, perché mi ha dato del provocatore. Questa persona qui, una persona semplice, stamattina è andata in provincia a fare qualcosa che dovevano fare questi signori, ha capito? Io il lavoro è a parte, il lavoro lo faccio dalle 7 della mattina alle 7 della sera, in più faccio il sindaco, lei non mi deve dare giorni di vita, io lavoro la mattina alla sera per non far mancare niente alla mia famiglia, e in più faccio il sindaco, e in più faccio il consigliere provinciale, capito? Non mi deve dare giorni di vita lei a me, io ci vado, io vengo dalla famiglia contadina e ho due figli e faccio il io lei non sa quello che faccio la mattina alla sera, ma che cosa sta dicendo lei deve dare la lezione di vita a me deve dare la lezione di vita lei. Scusate, se questo e se deve dare a me aspetta, sì, ragazzi. Tu lo pago io, quale? Tu non paghi niente a me. Guarda che io lavoro, amico, non prendo niente, amico mio. Amico mio, che sta dicendo? Lei paga a me. Ma che fai? Io mi alzo la mattina, c'ho un ufficio e lavoro la mattina alla sera. Che fa? Quale? E io che faccio? Me lo dai tu lo stipendio a me? No. Io sono stato qua da un anno, ci vengo io. Ripeto, tu me lo dai a me. Non ti permetto di parlare di lavoro, perché io mi faccio il quarto per la mia famiglia, capito? Capito? Non lo fare più. Con me non deve parlare, se parli in quei tempi con me non deve parlare, capito? No, assolutamente. Guarda che io sono promettendo, non ho paura proprio, capito? Ma che cosa sta dicendo? Scusate, questa posso dire? Ma guarda, non siete provocatori, ma questa è maleducazione. Ma guarda. Questa è maleducazione. Allora, signor Francesco, Domenico ha parlato e nessuno l'ha interrotto. Io stavo parlando, lei ha interrotto, quindi è un maleducato, scusate. Allora, se lei mi vuole ascoltare mi fa finire, poi prende la parola come si fa nelle persone civili, e lei in questo momento è incivile, lei viene qua e parla 3 minuti come ha parlato Domenico e come hanno parlato altre persone. Non ammetto il contraddittorio, se facciamo il contraddittorio ce ne andiamo, va bene? Prima per l'educazione. Allora, se vogliamo trovare chi è colpevole qua, guardiamoci in faccia tutti, siamo tutti colpevoli. Perché quando le cose andavano bene nessuno si è preoccupato di dire che cazzo stanno a fare le partecipate che non fanno niente, che fatine, allora lei è un incivile, lei non mi fa parlare, lei è un incivile, allora se lei non esce non va. Allora, se lei non esce non va.
andiamo avanti che parliamo tutti, ognuno esprime liberamente la sua opinione. Quello che non è ammesso è la prevaricazione, che è un'altra cosa. Dai, vai. No, non parlo, se non riesci a vai avanti. Adesso siamo tutti bravi a fare i puritani e a incolpare il sito che da adesso non c'è l'imperiano da Corrino. Quando le cose andavano bene nessuno si è preoccupato di dire che questa nazione stava facendo cose assurde, creando posti di lavoro che non producevano niente. Perché ne avete parlato? Non abbiamo parlato, allora qual è il discorso? Adesso, in questo momento, quello che possiamo fare... Allora, i cittadini andavano a lavorare, chi non faceva questi lavori? Allora, non posso essere interrotto ogni 5 secondi. Allora, questo è maleducazione, siete maleducati, scusate, non... Però non ci deve neanche accusare di cose che noi non siamo responsabili, perché la mattina... Allora, voi siete... Per... partecipate, non fate, l'abbiamo fatto allora, chi l'ha fatto? Il centrodestra, il centrosinistra, lei a chi ha votato? Partito Comunista, Partito Comunista l'ha fatto. L'ha fatto la Democrazia Cristiana, l'ha fatto tutti quanti, dal suo paese, tutti quanti l'hanno fatto. Ragione. E allora mi faccia finire di parlare. Fateci ascoltare qualcosa, per favore. Allora, la provincia di Chieti, noi l'abbiamo... raccolta il 13 ottobre con 13 milioni di euro di debiti, ok? Allora, che si può fare quando una famiglia ha 13 milioni di euro di debiti? Pochissimo. Abbiamo, ricominciamo, allora la FNET, ma la FNET sì o no? Non l'ha tolta. Allora, 13 milioni di euro di debiti, praticamente la Corte dei Conti ha fatto un piano di riequilibrio. Che significa un piano di riequilibrio? Ti ridimpiti, come dice la banca, me ne dai tanto all'anno per 10 anni, così ti levi questi 13 milioni di euro. La Corte dei Conti ha detto state in predissesto. Noi, che ci siamo insediati il 13 di ottobre, abbiamo detto non vogliamo andare. E abbiamo fatto quest'atto di coraggio, dicendo proviamoci, vedendo se ci salviamo, se arriva qualche cosa dalla regione, se arriva qualche cosa dal governo. E che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di vendere degli immobili della provincia che potessero far recuperare quei 13 milioni di euro. Purtroppo non se l'ha accattato di giù, chi se l'ha accattato? Le caserme o dei vigili o di cose. Quindi abbiamo tentato un'altra strada, che è quella di venderla, questi immobili, all'Invimit. L'Invimit è una società che lo Stato ha costruito per aiutare i comuni e le province a vendere questi immobili. E in base a questo noi speriamo di poter recuperare una cifra che ci fa chiudere quel bilancio di 13 milioni in passivo. Quindi la provincia sta in bilico. Cioè se noi andiamo in dissesto, chiudiamo, è come una bottega che fallisce. Ieri per fortuna la Corte dei Conti ci ha detto continuate ancora per 6 mesi, però in questi 6 mesi voi dovete fare i salti mortali per riportare il bilancio verso, non dico il pareggio, ma verso un miglioramento, cioè i conti devono migliorare. Che è successo? Che il governo Renzi, 4 giorni dopo che noi ci siamo insediati, ha detto nel 2015 le province ci devono dare 1 miliardo di euro, nel 2016 2 miliardi di euro.